Erano rappresentati 8 comuni dello Spezzino, di cui 6 della Val di Vara e 2 della Riviera, all'incontro Sindaci d'Italia che si è svolto ieri a Roma, promosso da Poste Italiane, per annunciare l'introduzione di nuovi servizi dedicati alle realtà locali con meno di 5.000 abitanti. Davanti al Presidente del Consiglio Conte, a diversi ministri e al Presidente della Regione Lazio Zingaretti, l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha illustrato gli obiettivi del nuovo piano di Poste Italiane per i piccoli comuni, che comprende tra l'altro l'avvio di programmi di educazione finanziaria digitale, post gratuite ai comuni per i servizi di pagamento digitale, l'uso di mezzi green per il recapito della posta, l'installazione di postazioni nei comuni privi di ufficio postale per semplificare le operazioni di consegna dei pacchi e il pagamento dei bollettini, l'installazione di cassette postali smart a tecnologia digitale, nuovi eventi filatelici per valorizzare le tradizioni del territorio. Per quanto riguarda i numeri spezzini legati ai piccoli comuni, quest'anno sono stati portati a termine 96 interventi. Sono stati installati 2 nuovi postamat, 32 sono le località con wifi gratuito, sono state installate 31 cassette rosse ed è stato potenziato il personale degli uffici postali nelle località turistiche con 3 nuove unità. Erano presenti all'incontro per la provincia della Spezia i comuni di Bonassola con il consigliere comunale Luigi Gavazzo, Carro con la consigliera comunale Antonella Fivori, Carrodano con il sindaco Piero Angelo Mortola, Framura con il consigliere Paolo Buonafede, Maissana con il sindaco Alberto Figaro, Pignone con il primo cittadino Ivano Barcellone, Sesta Godano con il sindaco Marco Traversone e Zignago con il sindaco Simone Sivori. Ci hanno promesso che non chiuderanno gli uffici postali esistenti nei piccoli paesi, hanno detto i sindaci, perché i piccoli comuni sono la forza dell'Italia, oltre a tenere alta l'attenzione sui borghi per non spopolare il territorio.